finisco qui. Non ce la faccio più. Non ce la faccio andare oltre, Signore. E Dio stamattina vuole intervenire la tua vita, perché Egli conosce ogni cosa di te. Sa il tuo zelo, sa il tuo amore che hai per Lui. E tante volte ti sei sentito deluso di te stesso. Signore, io non sono migliore degli altri, ma come disse Elia, io non sono migliore di nessuno, sto qui a rendermi, Signore. Ma lo Spirito Santo stamattina ti dice, non arrenderti, non arrenderti. Non è facile la vita spirituale, non è facile il cammino di Dio. Fratelli, no, veramente non è facile. Perciò abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno del pastore, abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché dobbiamo farci coraggio, prendere forza nel Signore, nell'unità dello Spirito. Forse ti credi che è più facile vivere il Signore per il tuo pastore, non è così. Forse per coloro che sono battezzati nello Spirito Santo e tu dirai tu sei battezzato, sei più forte di me, non è così. Nessuno di noi è forte, nessuno di noi è forte, ma tutti siamo forti quando siamo in Dio, quando lo Spirito dell'Eterno riposa, alleggia sulla nostra vita. Allora noi troviamo la vittoria per sconvincere, alleluia, il diavolo, per sconvincere le nostre debolezze. Mi stai ascoltando, Chiesa? Gloria al nome del Signore. Lo Spirito Santo stamattina ti dice che non ti devi arrendere, non ti devi arrendere. Ma io fino a quando cadrò ancora? Fino a quando sopporterò ancora, oh, ancora le mie mancanze? Quando ancora potrò andare avanti così? Gloria a Dio. Ti voglio dire, rimani fermo, perché come il Signore è intervenuto con Elia, Dio lo farà con te e Lui ti rialzerà, il Signore, e tu prenderai forza nel Signore e camminerai ancora, perché il cammino è lungo. Forse ti sei accontentato del passato, delle tue benedizioni, e non hai rinnovato il tuo spirito, e adesso ti trovi nella debolezza. Ma stamattina lo Spirito Santo ti dice che tu devi mangiare, devi bere, perché il cammino è lungo, è arduo. Alleluia! Sono i demoni che ti combattono, il mondo, il peccato, la tentazione, la tua famiglia. Sei circondato, ma ricordati che il Signore è con te ed Egli è pronto a fare un varcato e aprirti una strada nel deserto e far scorrere fiumi nella solitudine del tuo cuore. Stamattina non dire più mi sono arreso, non dire più basta. Perché il Signore stamattina, già da adesso, sta fortificando il tuo cuore mediando il cibo della sua parola, e lo farà ancora mediando il suo spirito, perché Lui ci ama. Chiesa, Chiesa, dobbiamo andare nel cielo. Gesù sta per tornare. Non possiamo fermarci, non possiamo tornare indietro. Dove andremo? Dove andremo lontano da Dio? Cosa faremo senza di Lui? Gloria a Dio, cosa faremo senza il Signore? Mi stai ascoltando? Gloria a Dio, rafferma il tuo cuore stamattina. Dio è la tua parte, perché Lui ti ama, non perché lo meriti. Dio è la tua parte, ma perché quando sei debole, allora Dio è forte in te. Dio è la tua parte, perché tu sei la parte di Gesù Cristo. Chiesa del Signore, alza le tue mani. Alza le tue mani stamattina. Gloria a Dio. Alza le tue mani e dici, Signore, io sto qui stamattina. Alleluia, nella mia debolezza. Fortificami nell'uomo interiore, vediamo il tuo spirito. Dio, dammi forza, perché il cammino è lungo. Mi stanco facilmente. Ascolta la tua parola, bevo l'acqua del tuo spirito, ma poi mi stanco ancora, Signore. E
lo Spirito ti dice: bevi ancora, bevi ancora, mangi ancora la mia parola, perché il cammino è lungo. Vieni ristretta a me, alleluia, io ti darò la forza di arrivare fino al monte di Dio. Ora capaciente me, irrepostiendo. Gloria a Dio, gloria al Signore, alleluia, te la gloria. Elia scappò, ebbe paura. Quando siamo nell'umanità abbiamo paura per ogni cosa, quando siamo nello spirito siamo come dei leoni, alleluia, tranquilli, viviamo nel riposo. Vuoi vivere nel riposo di Dio? Devi vivere nello spirito di Dio, alleluia. Chi di noi non ha paura? Chi di noi non ha l'umanità? Chi di noi non è debole? Chi di noi non cade? Ma se noi cadiamo, noi saremo rialzati, perché colui che ci ama è potente da farci stare in piedi alla sua presenza. Gloria a Dio, alleluia, te la gloria, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il diavolo è un bugiardo, il diavolo è un bugiardo. Ascolta la voce di Dio nella tua vita. Arrama la passione, urra calassiera, erra pacamantiero, gloria a Dio, Signore. In poter ripetere la mano, hai la mano. Gloria a Dio, Signore. Alleluia, alleluia. Adora il Signore Dio tuo, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore e con tutto te stesso. Adora il Dio di Elia, adora il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Mosè, adora il Dio del fuoco, adora il Dio di Gesù Cristo. Adora, adora, alza le mani e proclama la vittoria sulla tua debolezza. Alleluia, sei sconfitto nella carne, ma non lo sei nello spirito, alleluia. Dio ti sta alzando stamattina, Dio ti sta rialzando, Dio ti sta dicendo: alzati, alzati, come disse Elia, alzati, chiesa. Alleluia, alleluia.
Ascolta, il Signore dice: io conosco la tua umanità. Oh, alleluia. Ma lo spirito mio in te non è perito. Perché tu gemi, dice nella sua parola, grida a me. Lo spirito mio non è perito dentro di te. Io conosco la tua umanità. Ma se c'è una parte forte nella tua vita che il diavolo vuole sminuire, e questo è il mio spirito, dice il Signore, vieni a me, alzati, vieni a me, io voglio ristorare. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Venite a me voi tutti che siete stanchi, aggravati, oppressi, carichi, io vi darò riposo. Io ve lo darò, la vostra carne vi mette soltanto pesi, la vostra carne vi caricherà sempre di più, ma io vi darò il riposo, dice il Signore. Pare a riposare nella mia presenza. Alleluia, gloria a Dio. In mezzo a noi non c'è il Baal, in mezzo a noi c'è il Dio vivente. In mezzo a noi non c'è colui che non ascolta, ma in mezzo a noi c'è colui che ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Alleluia, alleluia, gloria a te, Signore della gloria. Alleluia, Jezebel vuole ucciderti, ma Dio vuole darti la vita. Jezebel vuole metterti paura, ma Dio ti vuole rendere coraggioso. Jezebel ti vuole far perdere, ma Dio ti vuole dare la vittoria. Alleluia. Orrai che palestino. Gloria a te, Signore. Benedetto è il tuo nome, Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a Dio. Chiesa. Alleluia. Voglio fare un appello solo a te. Voglio chiedere a quanti ancora possono alzare la mano di quelli che hanno detto basta della loro vita, che possono alzare la mano di quanti si trovano nella debolezza e hanno bisogno di forza, senza vergognarci. Alziamo le nostre mani se stiamo vivendo nella debolezza e non riusciamo a trovare una via di uscita. Mi sembra che mangiamo il pane, oh, beviamo, poi ci addormentiamo di nuovo nella grazia, ci addormentiamo ancora nello spirito. Stamattina il Signore ti toccherà ancora, ancora toccherà, ci ha toccato il tuo cuore. Alleluia, alza la tua mano, forza, alza la tua mano. Gloria a Dio, santo sei, tutti quelli che hanno alzato la mano, venite avanti, forza, gloria a Dio. Noi non facciamo spettacoli, non vogliamo emozionare le persone, ma vogliamo condurre, alleluia, le anime alla benedizione del Signore, alla presenza del Signore. Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Benedetto è il tuo nome, Gesù. Alleluia. Ascoltando chiesa, stai dicendo nel tuo cuore: Signore, io stamattina mi sento come Elia nel deserto. Sì, mi sento arreso, ma non a te, Signore, alla mia debolezza, al mio peccato. Mi sento arreso alle mie forze, Signore, ma stamattina voglio invertire la cosa, Signore. Non voglio più arrendermi,
nella carne, alla mia debolezza. Stamattina io voglio arrendermi a te, Signore. Io voglio arrendermi a te, Signore. Perdona, purifica le mie labbra. Dalla mia bocca è uscita questa parola, basta, Signore. Non ce la faccio più, io mi fermo. Forse l'hai detto a tuo fratello, forse l'hai telefonato il pastore, non lo so. Alleluia, forse sono ancora altri che stamattina non ci sono, che hanno detto basta, vorrei che fossero qui. Ma stamattina il Signore è la tua forza. Gesù è qui per riabilitarti, è qui per fortificarti. Gloria a te, alleluia, gloria a Dio. Santo sei, gloria a te, Gesù. Alleluia, a te la gloria. Alleluia. Siamo tanti di noi stamattina, siamo qui avanti. Alleluia. Non possiamo pregare tutti singolarmente, ma faremo una preghiera collettiva. Vorrei invitarvi a alzare le vostre mani. Tutti voi sono davanti, alzate le vostre mani stamattina. Alzate le vostre mani. Io farò una preghiera e voi pregherete insieme a me. Pregherete insieme a me con tutto il vostro cuore. Se sei avanti stamattina, stai portando la tua debolezza davanti alla presenza di Dio, e qui troverai la vittoria e la debolezza e la sincerità. Alleluia. Ti stai arrendendo a Dio stamattina. Gloria a te, Signore. Stamattina stai portando la tua debolezza all'altare. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo abbassare un pochettino dolcemente la musica, nella dolcezza. Io vogliamo pregare insieme. Fratelli, io voglio pregare con tutto il mio cuore. Credetemi, la parola che professo e predico, lo predico veramente con tutto il mio cuore, perché io sono un semplice fedele servo del Signore. E noi non dobbiamo soltanto predicare per l'opera, noi dobbiamo predicare per le anime dell'opera. Perciò siete così preziosi davanti alla presenza di Dio, che Dio per ognuno di voi ha versato sangue sulla croce e non vuole perdere nessuno di voi e di noi. Siamo così preziosi davanti alla sua presenza, che anche se siamo caduti, che anche abbiamo perseverato nella caduta, stamattina il Signore ci dà la vittoria, perché tu stai rendendo la tua debolezza alla sua presenza. Vuoi pregare insieme a me? Padre Celeste, forza, alza la vostra voce. Padre Celeste, io vengo a te nel nome di Gesù. Sono qui davanti stamattina per portare le mie debolezze, per portare le mie cadute, per portare i miei peccati, per portare le mie sconfitte. Signore, mi sento proprio come Elia, ma stamattina io voglio invertire la cosa. Non voglio più dire basta. Non voglio più arrendermi alla mia debolezza. Non voglio arrendermi più alla mia carne. Ma voglio arrendermi a te, alla tua presenza, alla tua forza, alla tua potenza. A te, Signore, che sei il grande liberatore. Sciogli, Signore, ogni legame nella mia vita. Rendimi libero per camminare, perché il cammino è ancora lungo. Grazie, Signore, per il tuo aiuto, per la tua forza, per la tua parola, per il tuo incoraggiamento. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Visita.
manna che viene dal cielo, affinché possa dare forza per arrivare fino al cielo. Grazie, grazie, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ancora nel nome di Gesù. Adora, adora il Signor Gesù. Pure dopo, vai. Gloria. Non è da donare se vuoi. Non è da donare se vuoi. Con il servizio di gloria a Dio, Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. Fate ringraziare, la ringraziamo per credere. Gloria a Dio. Teniamoci ancora in questa attitudine di adorazione della presenza del Signore. Possa lo Spirito Santo ancora aleggiare sul nostro capo. Chiesa, adesso hai capito che hai bisogno della Chiesa. Chiesa, adesso hai bisogno, capito che tu hai bisogno del fratello, della sorella, del pastore. Hai capito che hai bisogno della parola. Hai capito che hai bisogno dello Spirito Santo. Ringrazi Dio stamattina. Ringrazialo, ringrazialo, veramente il Signore che ascolta il tuo grido, che guarda le tue debolezze e conosce i tuoi desideri. Adoralo, adoralo, adoralo ancora. Se non sei battezzato stamattina, chiedilo a Gesù. Gesù, battezzalo con lo Spirito Santo e con il fuoco. Oh, alleluia. Adora, adora il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Adora, adora, adora. Oh, il cielo si aprì e il fuoco cadde sull'olocausto. Possa lo Spirito Santo cadere su ognuno di voi stamattina. E siamo degli olocausti viventi, santi, alla presenza di Dio. Tene che stia. Gloria. Grazie Signore, grazie Gesù, gloria a Dio, benedetto il tuo nome Signore, Dio del cielo, noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire con tutto il nostro cuore questa mattina, perché tu sei qui Signore, sei qui Gesù, grazie, grazie Padre, ancora per la tua consolazione stamattina. Per la tua benedizione, per la tua voce, ancora che ha suggerito al nostro cuore. Alleluia, tu ci hai rialzati stamattina. Grazie Signore, grazie perché tu non ci lasci e non ci abbandoni Signore. Grazie per il tuo intervento stamattina. Grazie Signore, grazie Padre, perché come tu hai ascoltato Elia, tu hai ascoltato il nostro grido stamattina. E tu hai rifucillato il nostro cuore. Anche oggi hai dato forza all'anima nostra, Signore. E ancora domani continua a benedirci, a consolarci, a darci forza, Signore. Affinché noi possiamo arrivare fino alla meta, Signore. Ti ringraziamo. Benedici questa Chiesa. Benedici l'opera di questa Chiesa. Il governo di questa Chiesa. Benedici Gesù. Tutte quelle anime sempre che si prodigano per te, Signore. E grazie per ognuno singolarmente, perché davanti a te nessuno è dimenticato. E non dire nel tuo cuore tu sei dimenticato da Dio, perché tu che ti senti l'ultimo della Chiesa,
Dio proprio a te ti dice: io non ti ho dimenticato, io non ti ho dimenticato. Dio non si dimentica di nessuno, dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, nel nome prezioso del tuo figliolo Gesù Cristo, benedetti in eterno. Ha ha ha!